Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a questo nuovo numero dell'Abruzzo del Pallone per parlare di calcio della giornata di oggi, che ha sorriso soprattutto al Pescara, che ha battuto allo Stadio Adriatico l'ormai ex capolista Frosinone. Una giornata amara invece per il Lanciano, battuto di misura Latina. Ieri avevano fatto l'unplain le due abruzzesi di Lega Pro, il Teramo vittorioso in casa con la Reggiana, l'Aquila in casa del Sant'Arcangelo. Oggi si è giocato anche in Serie D e rispetto a domenica scorsa le cose sono andate meno bene per le formazioni della nostra regione. Serie B in campo oggi per il turno di sosta del campionato di Serie A. Questa sera giocherà la Nazionale, dunque massimo campionato fermo per questa settimana, e nella giornata canonica del calcio, almeno una volta era così, riflettori puntati sul campionato di Serie B. Noi vedremo tra pochissimo i risultati della giornata, i numeri, ma soprattutto andremo a vedere le immagini della giornata calcistica di oggi in Serie B e in Serie D. Rivedremo ovviamente i servizi di Teramo e L'Aquila per quanto riguarda le gare giocate ieri, e ascolteremo soprattutto i protagonisti, e dunque scenderemo negli spogliatoi per sentire le opinioni degli allenatori, dei giocatori delle nostre formazioni. Una puntata dunque ricca come sempre di numeri, di immagini, di gol, e questa sera ci è venuto a trovare un gradito ospite che non ha bisogno di presentazioni, il Gino Di Cenzo, osservatore, ex preparatore dei portieri. Grazie Gino, buonasera. Buonasera. Per chi non lo sapesse, per quei pochi che non lo sapessero, un certo Morgan De Santis, oggi portiere della Roma, è stato portato a Pescara, è stato scoperto e svezzato da Gino Di Cenzo, ma potremmo fare tanti nomi, ne faccio altri due. Giacomo Di Cara, che è stato anche giocatore del Pescara in Serie A, e poi Antonio Martorella, anche Martorella protagonista in diversi campionati e anche con la maglia del Pescara. Gino, insomma, Morgan De Santis qualche tempo fa ha rilasciato, non ricordo a quale quotidiano nazionale, un'intervista, ha detto: se sono arrivato dove sono arrivato, alla Roma, prima al Napoli, alla Juventus, all'Udinese, lo devo soprattutto a Gino Di Cenzo. Insomma, credo che questi attestati di stima da uno dei migliori portieri del calcio italiano degli ultimi 15-20 anni facciano sicuramente piacere. Beh, penso di sì, è qualcosa di riconoscenza che ha nei miei confronti, perché io ho messo la mia diciamo esperienza nel mondo del calcio nella porta, e lui ha acquisito quei dettami duramente in lotta, come eravamo in lotta anche in allenamento, ma era un ragazzo intelligente, sveglio, preparato, che ha capito quello che volevo per lui. E i risultati gli hanno dato ragione, forse anche a me un pochino. Direi sicuramente di sì. Prima tra l'altro mi raccontavi che, insomma, è vero che quando allenavi De Santis a Pescara lo portavi a casa tua a mangiare, sì. Mangiavate a casa tua e poi abitavamo vicino allo stadio. Vicino allo stadio e poi vi andavate ad allenare. Sì. Beh, non capita spesso che un allenatore porta il giocatore a casa a pranzo. Ma i ragazzi io li ho cercato sempre di trattarli da uomini più che da ragazzi. E noi facevamo mezz'ora di parlare e un'ora e mezza di allenamento. E poi alla fine Morgan De Santis diceva: mister, sono sfinito, non ce la faccio più. Sì, e ha detto: non vengo più. Non venire, resta a casa. Poi chiamavo il padre e dice: portalo domani, e mi deve chiedere scusa, perché la stanchezza nel calcio non esiste, perché è un divertimento. Non è una fatica. Ha continuato ad allenarsi con te, è arrivato, sì, in nazionale alla Juventus, all'Udinese, al Napoli, oggi la Roma, grande protagonista. Ti posso dare un aneddoto semplice? Certo, certo. Io ho detto: quando vai a Coverciano, c'è Costagliola, troverai il portiere della nazionale che era Costagliola, non gli dire chi ti ha allenato, te lo dirà lui. E lui è andato, come tutti gli esercizi, che, perché io vengo da quella scuola là, Cervato, ma Mazzone, allenatore portieri, quando ho giocato a Rimini, c'era Pattini che ha fatto 20 anni di Serie A,
e poi a Pescara, Castagliola. Lui si presentò, quando faceva, gli disse Costagliola, Capacchione, lui era un pugliese di Foggia, dice chi t'allena? Perché lui non si metteva, quando c'era la nazionale, si metteva a parlare con ogni Certo, i giocatore, o lo ragazzi. conosceva oppure no. Dice ma chi t'allena? Quello te lo deve indovinare lei, con lo scherzo che era Morgan, un ragazzo brillante. E gli disse un certo di scienza, allora sono servite le mie lezioni. Eh sì, direi proprio di sì. Tra l'altro oggi Gino Di Cenzo, osservatore dell'Udinese, una società che è del settore No, giovanile adesso anche e dell'Atalanta, perdono. Dunque, dell'Atalanta. Udinese-Atalanta, due società che fanno proprio della scoperta di talenti e della valorizzazione dei rispettivi settori giovanili proprio un punto di partenza. Tra l'altro, tra qualche istante vi dico che ci raggiungerà in studio, c'è una sedia vuota, ci raggiungerà in studio il nostro collega di redazione Andrea Costantini e commenteremo anche con lui ovviamente la giornata calcistica di oggi, quella di ieri, partendo ovviamente dai risultati. Dai numeri di questa giornata, dicevamo Serie A afferma per gli impegni della nazionale, dunque grande spazio al campionato di Serie B. Se Maurizio Daguin regia è pronto, possiamo andare a vedere i risultati di questa 14ª giornata di andata del torneo cadetto Avellino-Vicenza 0-1. Credo che questo sia però un risultato parziale perché la gara è iniziata alle 18, poi Bologna-Brescia 1-2 giocata ieri, Carpi-Cittadella 5-2, anche questa gara è stata disputata nella giornata di ieri. Crotone-Bari 3-0, vacilla la panchina di Mangia che potrebbe essere esonerato nelle prossime ore. Se ci saranno notizie in merito durante la nostra trasmissione ve le daremo. Latina-Virtus-Lanciano 1-0, Livorno-Provercelli 3-1, Pescara batte Frosinone 3-0, Ternana-Spezia 0-0, Trapani-Catania, derby siciliano terminato 2-2, gara che si è giocata alle 12:30. Varese-Perugia 1-1, Virtus-Entella-Modena rinviata per il maltempo che sta flagellando soprattutto la Liguria. Vediamo dunque la classifica. Solitario in testa il Carpi con 28 punti. Nonostante la sconfitta di Pescara, il Frosinone resta secondo da solo con 25. Livorno-Spezia 24, Avellino 23, Lanciano-Bologna-Trapani 22, Perugia 21, Provercelli-Brescia 17, Pescara, Catania, Bari, Varese e Vicenza 16 punti, Modena, Virtus Entella, Ternana 15, Crotone, Latina 13, chiude il Cittadella con 12 punti. E vediamo quello che è accaduto nel campionato di Lega Pro, ovviamente riflettori puntati sul girone B, le gare che si sono giocate nella giornata di ieri e nel pomeriggio di oggi. Vedete dalla grafica anche qui c'è un rinvio, Savona-San Marino, sempre per i motivi dovuti al maltempo in Liguria. Vediamo gli altri risultati: Ascoli, Forlì 4-0, Carrarese-Propiacenza 4-0, Gubbio-Tuttocuoio 4-0, dunque 3-4-0 nelle prime tre gare. Poi Lucchese-Pistoiese 1-2, vittoria degli Arancioni nel derby del Porta Elisa, Pontedera-Grosseto 0-1, altra vittoria esterna nel derby toscano, e nel terzo derby toscano il terzo 2, segno 2, Prato-Pisa 0-1, Sant'Arcangelo-L'Aquila 0-1, come detto Savona-San Marino rinviata per maltempo, Spal-Ancona 0-0, Teramo batte Reggiana 1-0. In classifica, tra qualche istante vedremo come sono salite in alto le due abruzzesi, infatti questa è la classifica che vede l'Ascoli al comando con 26 punti, Pisa 23, L'Aquila, Pistoiese e Teramo assieme alla Spal 21, Grosseto 20, Reggiana, Tuttocuoio 19, Ancona 18, Pontedera 17, Gubbio e Prato 16, Savona, Carrarese, Forlì 15, Lucchese 12, Sant'Arcangelo 9, San Marino 8. Chiude il Propiacenza che è penalizzato di 8 punti con 3 punti in classifica, ultimo e piuttosto staccato. Siamo al campionato di Serie D. Oggi si è disputata l'undicesima giornata di andata. Amiternina-Termoli 2-1, Campobasso Giulianova 3-1, Chieti-Maceratese 2-2, Civitanovese-Recanatese 2-0, Affermo Fano-Fermana 3-1, Jesina-Celano 3-1, Matelica-Castelfidardo 1-1, a Teramo San Nicolò 1,
Olimpia Agnonese 2, a Pesaro San Benedettese batte Vispesaro 3-1. In classifica comanda sempre la Maceratese con 27 punti, ma si avvicina la San Benedettese così come la Civitanovese, le due marchigiane hanno 24 punti, Matelica 21, prime quattro squadre tutte marchigiane, poi il Campobasso segue con 20, Fano 19, Chieti e Esina 16, Giulianova 15, Amiternina e San Nicolò 14, Recanatese 12, Castelfidardo 10, Agnonese, Termoli, Fermana 8, Celano 7, chiude la Vispesaro con 5 punti e noi chiudiamo la nostra carrellata di risultati con il campionato regionale di eccellenza Abruzzo, ovviamente 13esima giornata, Angolana Vastese 1-1, Borrello Alba Adriatica 1-2, Cupello Avezzano 1-0, Martinsicuro San Salvo 3-1, Montorio Francavilla 0-0, Paterno Sulmona 1-0, Appineto Capistrello Pineto 1-0, Torrese Miglianico 2-3, Vasto Marina batte Acque Sapone Montesilvano 2-1. Vediamo dunque la classifica che vede una coppia al comando, si tratta di Pineto e Francavilla con 27, Paterno Avezzano, San Salvo 25, Martinsicuro 24, Torrese 21, Angolana 19, Capistrello 18, Miglianico e Montorio 16, Vastese, Borrello e Vasto Marina 14, Cupello 13, Alba Adriatica 12, Acque Sapone 11, chiude il Sulmona staccatissima, la formazione ovidiana con un solo punto in classifica. Dunque dopo i risultati della giornata calcistica, io vi ricordo anche il numero per interagire con noi con gli sms 392-6237-060 se la vista non mi inganna. Allora Gino, prima di andare a vedere il servizio tra qualche istante sulla sconfitta del Lanciano a Latina, direi di parlare brevemente di questa giornata. Insomma, il Pescara ha battuto 3-0 quella che fino a poche ore fa era la capolista del campionato, una gara quasi a senso unico. Ti aspettavi innanzitutto questa vittoria del Pescara, che pure era reduce dalla vittoria di Brescia? Beh, io penso di sì, perché dopo una sconfitta o delle sconfitte, quando si va, si aspetta una squadra prima in classifica o nei primissimi posti, l'ultima o la penultima. Ecco, vediamo in grafica la classifica, vedi, Frosinone secondo, c'è sempre, un punto di riferimento preciso che cambia di mentalità, il giocatore cambia mentalità quando incontra una squadra forte, o perlomeno che sia prima i primi posti in classifica. Invece quando succede il contrario, quando sei prima in classifica e giochi con l'ultima in classifica, e alla che fine, ti rilasci. Alla fine oggi insomma è arrivata questa vittoria. Beh, importante. È importante per Pescara perché è difficile accettare così semplicemente i risultati del Pescara in questi ultimi tempi. Adesso si sta riprendendo, significa che non è questione di allenatori, secondo il mio modesto parere, ma di mentalità, di condizione dei giocatori. Poi parleremo, perché hai detto una cosa importante, non è una questione di allenatore. No, e tutti sappiamo che insomma fino a due settimane fa, a prima della gara di Brescia, Baroni era ad un filino dall'esonero, poi queste due ultime vittorie hanno cambiato un po' la sua storia. Ma in Italia se perdi tre partite ti cacciano, devono sostituirti, se no non esisterebbero tanti allenatori. E noi andiamo a vedere dunque, in attesa di gustarci la vittoria del Pescara allo stadio Adriatico con il Frosinone, nel servizio di Alfredo Giovannozzi, iniziamo a vedere invece la sconfitta del Lanciano al Francioni di Latina. 1-0 per i padroni di casa, ha deciso un gol realizzato al decimo del secondo tempo da Della Fiore. La maledizione delle squadre laziali. Il Lanciano cade per la seconda volta in questo campionato, la prima lontano dal Guido Biondi, contro un'altra squadra laziale, contro il Latina di Roberto Breda, che riesce a salvare la panchina. Finisce 1-0 per i pontini, a griffare la contesa ci pensa Della Fiore. Il Lanciano di Roberto D'Aversa è il solito, con il ritorno di Tiam in avanti e l'assetto tattico che fino a questo momento ha dato tante certezze, soprattutto in fatto di punti.
Che la sfida del Francioni non sia una passeggiata per il Lanciano lo si intuisce immediatamente. Breda si gioca il tutto per tutto e sa benissimo che se non dovessero arrivare i tre punti, la società pontina gli potrebbe dare il fatidico ben servito. Non sarà però così al 90esimo. Prima della gara, il momento toccante e commovente in ricordo del giovane Lorenzo Costantini, l'ex capitano della primavera del Lanciano, stroncato da una rarissima forma di leucemia a Filadelfia lunedì scorso. I funerali per Lorenzo si terranno giovedì 20 presso la cattedrale di Lanciano. Intanto i 300 sostenitori rossoneri a Latina hanno inneggiato spesso il nome dell'ex capitano, proprio a testimonianza dell'affetto per l'ex capitano rossonero. La gara non è bellissima, a volte alcune fasi di gioco sono piuttosto confuse e il Latina è molto aggressivo, badando poco alla forma e tanto alla sostanza, anche se le occasioni più nitide del primo tempo sono del Lanciano e sono firmate da Gatto e soprattutto da Gaetano Vastola, che timbra il palo. La prima conclusione della contesa è dei padroni di casa al terzo, tiro cross dell'ex Almici e Nicolas che devia in corner. Dagli sviluppi dell'angolo il pericolo lo crea Pettinari, ma la palla si spegne sul fondo. Canduzio di Cervignano del Friuli non è molto malleabile dal punto di vista disciplinare, in poco tempo i gialli estratti saranno tanti e diversi. Il primo a farne le spese sarà Paghera. Al decimo il primo squillo rossonero con un lancio di Aquilanti per Gatto, che tenta di approfittare di un'uscita non certo impeccabile di un altro ex, il portiere Farelli, ma la sfera si spegne sul fondo. Al 19esimo il Lanciano deve rinunciare a Capitan Mammarella, problema inguinale per il terzino frentano che prima di lasciare il posto a Nunzella rimedia anche un giallo. Mammarella era in diffida. Al 23esimo ancora angolo del Latina, colpo di testa di Pettinari, ma Nicolas spara. Al 32esimo, alla prima azione concertata del Lanciano, i frentani fanno male con un cross di Gatto al centro dell'area per Vastola che a volo impatta il palo. Ancora Lanciano nell'azione successiva con Piccolo che offre un ottimo pallone a Gatto, ma l'esterno calabrese prova la conclusione e ignora di fatto Thiam, sciupando un'occasionissima. Poi sul finire di prima frazione di gioco un calcio di punizione di Paghera al centro dell'area per Trust, ma l'incursione del centrale difensivo danese non è efficace. Nel secondo tempo l'approccio più convinto è sempre della squadra di Breda, che alla prima occasione passa. Minuto 10, corner di Rossi per i pontini e il relativo colpo di testa di Petagna che fa compiere un primo miracolo a Nicolas, ma poi arriva il tap-in vincente di Della Fiore che sfugge alla marcatura di Thiam e la sua conclusione inspaccata che non lascia scampo al portiere brasiliano del Lanciano. Le occasioni non fioccheranno con il Latina più attento a controllare e il Lanciano bloccato, soprattutto nelle ripartenze. D'Aversa prova la mossa Grossi, ma anche l'esterno ex Varese non cambierà il volto alla contesa. Sul finire di gara ci prova Dudu, ben imbeccato da Sforzini, ma Nicolas è bravo, di piedi fuori dall'area di rigore. Poi nulla più, con un Lanciano che conosce la prima sconfitta esterna, che però non pregiudica nulla per il futuro rossonero. E questo dunque per Latina Lanciano, 1-0, sconfitta dei frentani, meglio il Lanciano nel primo tempo, meno bene nella ripresa, soprattutto dopo il gol di Della Fiore. È arrivato in studio Andrea Costantini, grazie Andrea, buonasera. Allora io inizierei proprio da te per parlare di questa sconfitta del Lanciano. Tra l'altro Andrea, prima sconfitta stagionale esterna del Lanciano, che lontano dal Biondi non aveva mai perso, seconda sconfitta in assoluto per i frentani. Oggi probabilmente non si è visto il miglior Lanciano a Latina. Sicuramente no, sicuramente no. Io ho la sensazione che la squadra, anche se con dimensioni diverse, un po' si è giocato il bonus di periodo a inizio stagione nella partita col Frosinone. Oggi la squadra forse si è giocato un altro bonus, cioè nel senso si è un po' spenta la luce e non si è espressa come può fare. Al di là della forza del Latina, che non è quella che dice la classifica, ma ha una rosa molto superiore rispetto alla sua classifica, però oggi la Virtus non ha giocato la Virtus. Certo, ci sono due occasioni clamorose che alla fine del primo tempo potevano indirizzare la gara
decisamente sul fronte Virtus, perché poi il Latina lo colpisci in una partita dove stavano facendo la gara ma avevano creato molto poco, e se tu fai gol ad una squadra che è già in questa grande difficoltà, con un allenatore che traballa e con una squadra ultima in classifica, magari la metti spalle al muro. Purtroppo per la Virtus quelle due fiammate non hanno prodotto la rete, e poi Latina ha ripreso a macinare il gioco, ripeto, senza creare chissà che cosa, ha sfruttato questa palla inattiva, questo calcio d'angolo, ha fatto gol con un difensore e ha portato a casa questa vittoria per loro fondamentale. Per la Virtus non cambia molto, però il fatto che oggi si sia un po' spenta la luce, ripeto, può essere da un lato fisiologico, dall'altro un'occasione persa, perché quelle due occasioni dicono che giocare un po' meglio questa partita ti poteva permettere di fare addirittura risultato pieno. Nel primo caso palo di Vastola, ma era un'occasione non facile da concretizzare. L'occasione clamorosa è stata quella di Gatto, dove insomma lì il giocatore poteva fare molto molto meglio rispetto a una conclusione che non ha preso per niente lo specchio della porta, e quella resta la situazione di più grande rammarico di questo pomeriggio per la Virtus. Tra l'altro stiamo rivedendo le immagini di questa gara e come doverosamente ha fatto il nostro Alessio Giancristofaro, che ha confezionato il servizio, c'è stato il minuto di raccoglimento al Francioni di Latina, come in tutti gli altri campi della Serie B, per ricordare Lorenzo Costantini, l'ex capitano della Primavera del Lanciano, scomparso lunedì scorso a Filadelfia negli Stati Uniti per una rara forma di leucemia. Tutto il mondo del calcio italiano si è stretto attorno alla famiglia di Lorenzo Costantini, soprattutto il mondo del calcio abruzzese. Tanta commozione oggi anche allo stadio Adriatico prima dell'inizio di Pescara-Frosinone. Come ricordava Alessio Giancristofaro, giovedì nella cattedrale di Lanciano ci sarà l'ultimo saluto a Lorenzo Costantini. Gino, tornando a parlare di calcio giocato, insomma, questa sconfitta del Lanciano a Latina non cambia molto per la classifica dei frentani. C'è da dire che oggi il Latina è ultimo in classifica, lo scorso anno questa formazione, questa squadra ha giocato i playoff per salire in Serie A. Come ti spieghi tu che una squadra forte come il Latina, e che secondo molti quest'anno si è ulteriormente rinforzata, e ultima in classifica quando qualche mese fa era un passo dalla Serie A? Ti rispondo come avrei risposto: dimmi perché il Pescara l'anno prima che classifica aveva e quella che ha quest'anno. Non è questo, è che il Latina era già una bella squadra, e lo è tuttora. Solamente, però è ancora ultimo, dice, in classifica, cioè è penultimo in classifica. Si è spenta la luce e non è facile. Ecco, qua sono quei movimenti in cui, ecco, guarda, serve un allenatore penultimo, diverso per dare una scossa, rimettere a posto un po' forse un interruttore andato in difficoltà. Però, senti Paolo, intanto sì, è ufficiale Mangia esonerato. Ecco, io mi hai anticipato, ma insomma da ottimo collega quale sei, ti stavo per chiedere se c'erano notizie su Mangia e sul possibile esonero, mi hai anticipato. Sì, sul sito del Bari, Davis sì. Mangia esonerato, la società ringrazia Mangia per il lavoro fin qui svolto con professionalità e serietà, gli augura le migliori fortune, eccetera, eccetera. Si fa l'allenamento di domani sarà guidato dal tecnico Giovanni Lo Seto. Ma si fa già qualche nome? Barese, tra poco controlliamo. Amico mio. Amico tuo, però insomma il rendimento del Bari, soprattutto in queste ultime settimane, è stato disastroso. Ma senza... sono nel calcio, mai dire mai. Succede di tutto e di niente. Quando ci sono queste situazioni, l'allenatore già comincia a perdere un po' di equilibrio, e là si vede veramente il grande allenatore o l'ottimo allenatore. Quando sa che se perde una partita viene esonerato e comincia a vincere, come è successo. Io non stigmatizzo la soluzione di Barone. Barone ha fatto il suo dovere, però l'ha preso di pugno, ha detto: io voglio il risultato e voglio che giochiate. Poi vedete un po' la vita mia quale sarà nell'arco di questo campionato.
Però gli allenatori, il destino crolla, degli allenatori è questo. Qualcuno crolla perché comincia a pensare che allora non sa, e potremmo dire, non sa se ecco, scusami Gino, giocare. Io ringrazio come sempre il nostro regista Maurizio Daguì, puntuale, che ci mette in grafica proprio la pagina ufficiale del sito del Bari con la notizia dell'esonero di Davis Mangia, che dunque da questa sera, da pochi minuti, non è più l'allenatore del Bari. Ma era la fotografia identica a quella di stamattina del Corriere dello Sport. Dice, se non vinci oggi ti saluto. Beh, però c'era da aspettarsi. Lo si diceva anche la partita ultima giocata in casa, che il Bari non ha vinto. No, però gli ha detto, se vinci non ti mando via. Certo. Che sarebbe successo questa situazione se il Pescara avesse avuto la sfortuna di perdere quelle partite, invece che ha vinto quelle due partite. Che sono importanti per il carattere ai giocatori. Non è che giocatori prima sono bravi, dopo però i giocatori del Pescara tra poco parleremo del Pescara, dico i giocatori del Pescara, Gino, in queste ultime due gare, ma soprattutto a Brescia, hanno dimostrato di essere con il loro allenatore. L'abbraccio che c'è stato a Brescia dopo il gol del 2-1 di Maniero testimonia comunque che nel Pescara c'è uno spogliatoio, ma in genere adesso saldo, in generale quasi tutti i giocatori sono con l'allenatore, a meno che non sia... Anche perché sennò sarebbero anche contro loro stessi, perché penso che il giocatore non scende in campo per perdere. E che loro vogliono togliere la difficoltà al proprio allenatore con un abbraccio di amicizia e altro. Però il valore dell'allenatore resta sempre quello, non è che adesso sta giocando bene, si salverà, non si salverà, potrà andare in Serie A o resta in Serie C, ma la mentalità dell'allenatore è quella, non è difficile cambiare. Allora, i nomi che si fanno sono sintetico, Calori e Di Carlo. Tra l'altro alcuni colleghi del sito solobari.it hanno intercettato Calori, che avrebbe dichiarato: accetterei al volo, è una piazza fantastica, va riportata dove merita, ho sentito delle voci ma non mi ha ancora chiamato nessuno da Bari. Quindi... Tra l'altro Calori e Di Carlo erano due dei nomi che erano usciti alla vigilia della gara del Pescara Brescia. Esatto. Sono sempre gli stessi nomi. Bene, esatto. Sono le 19:30, noi ci formiamo per qualche istante di pubblicità. Anche Nicola. Anche Nicola. Ed era, diciamo, era il primo nome per la panchina del Pescara. Torneremo tra qualche istante in studio, leggeremo i primi messaggi, ne stanno arrivando già tanti, e poi andremo a vedere il servizio su Pescara Frosinone. Come with me. Come with me. Eccoci di nuovo in studio, direi che se il nostro Maurizio da qui è pronto, possiamo andare a vedere qualche messaggio tra i primi che sono arrivati, per vedere cosa dicono i nostri telespettatori. Ecco qui il primo: in ottica futura, con il rientro di Brugman, centrocampo a rombo con Pirè, Memusciai, Lazzari e Brugman dietro le due punte, penso che si va in A speditamente Alessio da Francavilla. Beh, insomma, Pescara oggi aveva tanti assenti, tra l'altro proprio questi giocatori che il nostro Alessio da Francavilla ha nominato non c'erano per motivi vari. Bisogna ricordare che Brugman tra qualche settimana inizierà a scaldare i motori per tornare in campo. Vediamo un altro messaggio. Per quanto riguarda il Pescara oggi ha dimostrato di essere sulla buona strada, avanti con sufficiente ottimismo. Baroni fuori dalle secche tattiche, buona serata Toni. Beh sì, le ultime due vittorie Andrea hanno, direi, fortificato abbastanza la panchina di Baroni. Oggi ha detto Baroni, poi lo ascolteremo, il Pescara adesso è una squadra. Sì, io ricordo, come anche ho fatto l'altra volta, che il Pescara aveva conquistato già una coppia di vittorie e poi c'è stato il crollo. Ora è chiaro che è cambiato lo spirito, è chiaro che è cambiata l'aria e la squadra è più squadra, quindi non è come la precedente coppia di vittorie, però bisogna sempre predicare la giusta prudenza, perché il campionato è lunghissimo e difficoltà ne arriveranno. Certo che lo spirito dimostrato in queste due partite, oggi soprattutto... Beh, oggi c'era la capolista di fronte. C'era la capolista e la squadra... Ora ex capolista, però ripeto, i segnali che arrivano non solo dalla vittoria, ma da come vinci, da come giochi e dallo spirito che metti in campo, la cattiveria, l'intensità, questo fa presagire segnali che qualcosa è cambiato. Segnali incoraggianti. Bene, penso anche che
sarà il motivo che hanno trovato già l'allenatore. Mandando via Barone, uno di quei signori là, ha detto prendiamo questo, e fanno, hanno fatto la tattica, chi deve giocare, chi non deve giocare. Allora abbiamo trovato anche il secondo allenatore. Allora Barone ha detto adesso vinco pure io. Eh beh, e sì, vai. Queste due vittorie sono state importanti per il tecnico biancazzurro. Noi ci fermiamo con le parole, lasciamo lo spazio alle immagini. Pescara batte Frosinone 3-0, il servizio di Alfredo Giovannozzi. Un Pescara che strapazza il Frosinone, vince 3-0 e ritrova convinzione e pubblico nemmeno nei sogni più belli Marco Baroni e i tifosi biancazzurri avrebbero osato sperare. Invece è tutto vero, contro la ex capolista del campionato i biancazzurri ritrovano compattezza e convinzione, oltre a un nuovo assetto tattico, il 4-4-2, che aveva già mostrato i primi frutti a Brescia e che ha trovato nella gara dell'Adriatico Cornacchia la sua consacrazione definitiva. Un Pescara diverso dunque non solo nel gioco ma anche nella convinzione dei propri mezzi. Baroni ha la solita emergenza di formazione, di rotta Zuparic in mediana, resuscita Pesoli al centro della difesa e finalmente getta nella mischia la coppia d'attacco Maniero-Melchiorri. Si capisce da subito che il pomeriggio non è in linea con quelli vissuti fino ad oggi. Il Frosinone è squadra forte e compatta, ma il Pescara ne ha di più. Lo fa capire da subito anche se la prima palla gol arriva al 28esimo con Maniero che viene pescato in area e riesce a concludere. La palla sfiora il bersaglio grosso. La risposta frusinate passa attraverso un tentativo di Paganini in acrobazia da dentro l'area di rigore, ma senza successo. Il Frosinone, che ha iniziato tenendo l'iniziativa, sembra spegnersi. Prova ad approfittarne Melchiorri su angolo di Politano, ma Pigliacelli e la traversa gli negano il gol. Ci si aspetta un Frosinone diverso nella ripresa, invece il Pescara che ha l'approccio giusto. 3 minuti e Maniero si fa 50 metri di campo, palla al piede, va la conclusione che gli viene murata in angolo. Sulla battuta Pesoli di testa sembra aver trovato la via del gol, ma Pigliacelli è in vena di miracoli, devia in angolo. Ma nulla può l'estremo difensore Ciociaro 2 minuti dopo, quando Melchiorri si beve Blanchard con un movimento da campione e batte Pigliacelli con un perfetto diagonale. Il vantaggio mette le ali al Pescara, il Frosinone schiuma rabbia ma ha poca lucidità. All'11esimo Pigliacelli è costretto a mettere i pugni per respingere un tiro di Maniero che si ripete qualche secondo dopo, ma questa volta il portiere frusinate ci mette un piede. Si capisce che la partita è indirizzata dalla parte pescarese e ci pensa Maresca di Napoli a dargli il colpo di grazia concedendo un rigore al Pescara per una strattonata di Zanon su Maniero. Proteste frusinate, Maniero si dimostra cecchino implacabile dagli 11 metri e il doppio vantaggio è servito. Il Frosinone sparisce di scena, Zampano tiene sul chi va la Pigliacelli, Pesoli becca un cartellino giallo per gioco falloso, ma al 42esimo il Pescara cala il tris. Sou, da poco in campo, mostra tutta la determinazione biancazzurra nel proteggere il pallone nell'area ciociara. Serve la corrente Pasquato, anche lui subentrato in corsa, e il tracciante di quest'ultimo e di quelli che non lasciano scampo. L'Adriatico torna a far festa, anche se l'espulsione di Pesoli per somma di ammonizioni ingrigisce un po' la serata, ma poco conta, il Pescara sembra aver ritrovato la retta via. Queste le immagini, questo è il servizio di Alfredo Giovannozzi, immagini che hanno detto che allo Stadio Adriatico c'è stata una partita quasi a senso unico, anzi io toglierei anche il quasi. Migliore in campo nel Frosinone, uno dei tanti ex, il portiere Pigliacelli. Gino, hai visto le immagini? Insomma, è stata una partita sicuramente il miglior Pescara della stagione, ma insomma non sembrava che di fronte ci fosse la prima in classifica. Oggi sembrava che la prima in classifica era il Pescara. Beh, questo sì, però è troppo facile, demagogico dire... siamo migliori della prima classe, arriviamo prima in alto e poi parliamo. E poi parliamo. Però, insomma, oggi alla vigilia c'era timore anche perché nel Pescara c'erano tantissimi assenti, come sempre, come è accaduto dall'inizio della stagione. Ma l'avevo detto prima della trasmissione o durante la trasmissione, chi gioca, chi si trova in una situazione particolare e deve incontrare una squadra alta classifica o la capolista, e allora è la partita della morte, dice noi la dobbiamo vincere per forza, e si riesce anche a giocare bene. È difficile giocare bene, ma ci si riesce anche, come ha fatto il Pescara. Adesso c'è tranquillità e vedremo adesso, perché sono due partite,
un po' di continuità sarebbe auspicabile. Stupendo, sì, perché siamo sempre là, meno male che si sono state vinte queste due partite. Eh sì, perché partite. Insomma la classifica anche nelle zone medio-basse è abbastanza corta. Bisogna stare un po' attenti alla classifica, poi fare quello che può fare il Pescara, perché i mezzi ce li ha. Eh certo, lo abbiamo detto più volte. Andrea, tanti gli spunti di questa gara, tra l'altro tra qualche istante andremo ad ascoltare Marco Baroni. Io uno su tutti, l'ottima prestazione al di là del cartellino giallo al 90esimo di Emanuele Pesoli, che se non fosse stato per l'autentico miracolo di Pigliacelli, insomma, oggi sarebbe riuscito anche a segnare un gol. Insomma, tra l'altro Pesoli di Anagni, quindi sì. In provincia di Frosinone, per lui una partita particolare. Oggi Pesoli, insomma, ha dimostrato probabilmente di essere un giocatore ritrovato. Ma lui è un giocatore di esperienza, è stato preso per portare nel reparto difensivo del Pescara appunto questo tasso di esperienza, di sicurezza e comunque la sua bravura, che nessuno ha mai messo in discussione. In generale le prestazioni sono state assolutamente negative e sconfortanti, e probabilmente questa è la dimostrazione che aveva bisogno Pesoli di un periodo di non impiego. Stare in panchina o in tribuna, non scendere in campo, resettare un po' per poi tornare, come ha fatto oggi, davvero in grande spolvero. Lì nelle partite di inizio stagione lui ha dato il peggio di sé, ricordo l'errore ad esempio di Terni, ricordo gli errori di Catania, per citare alcuni esempi, che per cancellarli... Però Pesoli non poteva essere quello, Andrea. Beh, certamente no, anche perché non si spiegherebbe la carriera che ha avuto, non poteva essere sicuramente quella, e proprio per quello aveva bisogno di essere fermo, di non giocare, di non pensare troppo alla partita, poter diciamo così depurarsi. È così che quando ora Baroni lo ha chiamato in causa è risultato nuovo di Zecca, un giocatore ritrovato che non c'entra niente con quello visto fino a un mese fa. È un giocatore che può da questo momento non solo essere a disposizione di Baroni, ma può essere un valore aggiunto per il sistema difensivo del Pescara. Tu parlavi di Baroni, noi andiamo ad ascoltare al 91esimo proprio le dichiarazioni del tecnico biancazzurro, finalmente anche un po' rilassato dopo la tensione accumulata nelle ultime settimane. Più che a Brescia oggi, questo assetto tattico, questo 4-4-2, ha fatto vedere che forse il Pescara ha trovato la quadra? Ma in questo momento è l'atteggiamento dei ragazzi, lo spirito che questi ragazzi hanno in campo, no? Oggi mi è piaciuto molto anche lo striscione che hanno messo i ragazzi della curva, no? Vogliamo grinta, cuore, maglie sudate, questo deve essere per noi l'aspetto principale. Poi sicuramente il sistema di gioco in questo momento ci sta dando più compattezza, la squadra rimane più corta, i due mediani davanti alla linea difensiva ci permettono di essere sempre un pochettino più nelle distanze, più vicini. Più copertura centrale, insomma. Sì, no? Più copertura, ma anche proprio più solidità, più copertura. Poi io credo che ci sono i presupposti per migliorare molto anche questo assetto di gioco e poter veramente fare un calcio anche sia dall'inizio, quando la squadra anche spero con i risultati possa prendere anche quella serenità e quella tranquillità, che magari faccio un esempio, i primi 10 minuti giocatori come Politano così buttavano via il pallone, quando ecco questa è solo tensione, no? Perché poi Matteo è un ragazzo che ha delle qualità straordinarie, dopo ha preso fiducia e ha fatto una partita bellissima. Sta nascendo qualcosa di importante, no? Quando le squadre si formano, io torno a ripetere come ho detto prima ai microfoni di Sky, ma non è per cercare un alibi, questa è la squadra che ha cambiato più di tutte in categoria, e ci vuole un pochino di tempo, però adesso cominciamo a essere squadra e basta vedere che riusciamo a sopperire le assenze, chiunque entra dà una disponibilità straordinaria, e questa è la cosa più importante. Con questi presupposti poi puoi costruire qualcosa di importante. Ed ecco, mentre qui in studio il nostro Gino Dicenzo ci sta deliziando con alcune disquisizioni tattiche, tra l'altro adesso ti chiederò proprio di Pigliacelli, perché io ho detto migliore in campo, sicuramente lo è stato, però tu stavi dicendo che in occasione del gol del Pescara il gol ha sbagliato lui. Mi è sembrato il di Melchiorri, probabilmente ha sbagliato qualcosa, no, secondo Melchiorri te? Melchiorri ha fatto quella
che doveva fare lui come attaccante. Poteva tirare forse meglio, come quando vedi qualche giocatore Serie A, lo vedi la palla va all'angolino e dici guarda che palla eccezionale. Al centrocampo, a centroporta, lui invece di anticipare la palla se ne va dentro la porta, si fa gol da solo. Quindi è una questione tecnica di preparazione. Da parte di Pigliacelli, sì. Poteva essere più una mancanza attento. Di preparazione in quel ramo. Lui si sente già sconfitto, il portiere, quando la palla è così. Tra l'altro adesso il nostro Maurizio Daguì ci ha messo in sovrimpressione un risultato parziale. Io avevo dato prima il finale di Pontedera-Grosseto 0-1, no, invece la gara si sta giocando 1-1 in uno dei tre derby toscani del girone B. Siamo alla fine perché inizia sì, alle 18. Alle 18, quindi probabilmente finale si staranno giocando forse i minuti di recupero. Io, se il nostro Maurizio Daguì in regia ci può far vedere anche l'azione del rigore dato al Pescara nel secondo tempo, perché lì qualcuno ha parlato di decisione di rigore dubbio, di decisione non proprio giusta del direttore di gara. Io vorrei chiederti, Gino, rivedendo le immagini, se secondo te questo era un rigore netto per il fallo su Maniero, oppure, come ha detto qualcuno, insomma, un rigore dubbio, tipo il nostro Andrea Costantini. Allora, tra poco vedremo le immagini, e noi stavamo parlando prima di Pigliacelli. Lì sì, probabilmente c'è stato un errore sul tiro di Melchiori, però se hai visto sì, sul colpo di testa di Pesoli c'è no, stato un miracolo. Vabbè, ma quello i miracoli li fa. Non ci sono i miracoli nel calcio. San Pietro acclarati. Cioè, se tu stai bene dentro la porta non dovresti mai prendere gol, mai. Però lo riprendi perché qualche cosa fai durante la partita, c'hai 7,5 metri. Certo, se un portiere prende 3 gol è chiaro. È che... questione. Ecco, Gino, ecco, se possiamo mettere il punto. Possiamo ravvicinare tu un attimo l'azione. Guarda il pallone. Guarda... Ah, questo. Ma questo è l'episodio del rigore. Del rigore. Tu, Andrea ha detto che il rigore è dubbio, tu hai detto che invece il fallo c'è. No, qua era dubbio, ho detto, non è il rigore. Non è il rigore, perché, qui sei d'accordo con Andrea perché Costantini. Perché non è che c'è, adesso c'è la mano, adesso la toglie, guarda la mano come la toglie. Però l'arbitro, qualsiasi arbitro da rigore. Tanti, no, da rigore, qua non c'è, allora, perché e sono vicini. Allora, secondo me si poteva benissimo non dare questo rigore, perché al di là del fatto, voi mi direte che non c'entra, io vabbè, non faccio l'arbitro, però dico la mia. Intanto la palla non è nella disponibilità di Maniero e non lo sarebbe mai stata. Due, è una trattenutina di come se ne vedono tante in area di rigore, che sinceramente può passare tranquillamente inosservata. Non è un danno plateale ai danni di Maniero, che un po' accentua la caduta. Vero è, ma l'abbiamo detto nella diretta di questo pomeriggio, come questo non mi sembrava rigore, ce n'era uno colossale su Politano nel primo tempo sullo 0-0. Quindi la legge della compensazione. Ma non so, però lì Politano ha saltato il difensore del Frosinone, che è caduto a terra, mentre si rialzava ha praticamente sgambettato Politano, che rigore... poi dopo si è rialzato, ha preso palla, dribblato, è andato sul fondo, però lì quello è calcio di rigore, proprio senza mezzi termini. Questo qui non mi sembrava rigore, ma insomma questa è una valutazione che nulla toglie alla partita super alla vittoria Pescara. Del Pescara. Allora, abbiamo ascoltato qualche istante fa la gioia del tecnico Baroni, ascoltiamo invece sull'altra sponda il tecnico, l'allenatore frusinate Stellone, che insomma sicuramente non era soddisfatto, oltre che del risultato, anche della prova della sua squadra. Mister, lei Pescara così forse non se lo aspettava? Ma è stata nel primo tempo una partita molto equilibrata, abbiamo avuto occasioni noi, occasioni loro, tenevamo un po' più il pallino del gioco noi, ma non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Nel secondo tempo decisamente meglio il Pescara, ci ha messo in difficoltà in tutte le zone del campo, in fase difensiva hanno rischiato pochissimo, sono stati molto attenti i loro difensori, a centrocampo riuscivano a contrastare bene e a ripartire, e in attacco ci hanno creato parecchi problemi, c'è stato il gol del vantaggio che...
è venuto per un errore di sufficienza del reparto difensivo. Il secondo gol su rigore forse è stato un po' così, e oggi il merito va al Pescara che ha interpretato benissimo la partita, specie nel secondo tempo. Noi dopo lo svantaggio abbiamo provato ad andare avanti per rimediare allo svantaggio, ma non ci siamo riusciti e il Pescara ci ha colpito in diverse occasioni. Poteva addirittura essere più netto il risultato, quindi merito al Pescara, pazienza, abbiamo perso una partita, ci dispiace, ma già abbiamo la possibilità venerdì di rimediare. 3 punti di svantaggio adesso dal Carpi di Castori, è un problema? Noi non dobbiamo giocare per arrivare primi, siamo secondi, ma conta poco. Quello che guardo io in questo momento è le prestazioni. Fino ad oggi c'erano state, oggi è stata una battuta d'arresto che ci può stare, perché sono ragazzi normali, no? siamo umani, quindi ci sta a volte la giornata no. E oggi c'è stata una giornata no da parte del Frosinone, una giornata sicuramente positiva da parte del Pescara. Stellone ha riconosciuto i meriti del Pescara, ha parlato di vittoria giusta dei biancazzurri. Abbiamo letto prima qualche messaggio, vediamo qualche altro suggerimento, qualche altro commento dei nostri telespettatori, e poi passeremo al campionato di Lega Pro per vedere i servizi su Teramo Reggiana e Sant'Arcangelo L'Aquila. Allora, vorrei sentire da Dicenzo cosa pensa della stagione in cui Perin era il portiere del Pescara e se oggi sia davvero migliorato o si porta ancora dietro le lacune sulle uscite e sui tiri in diagonale. Gino, ti chiamano in causa per Perin, però leggiamo, tu prendi nota su Perin, noi leggiamo qualche altro messaggio. Intanto ti dico, scusami, sì. Paolo, che tra poco Maurizio Daqui potrà mettere in onda l'episodio di Politano nel primo tempo, quindi se vogliamo poi dare uno sguardo anche a quell'episodio. Benissimo, allora Gino, tieni pronta la risposta su Perin, andiamo avanti per leggere qualche altro messaggio dei nostri telespettatori da casa. Dunque, questa domanda è sull'ex portiere del Pescara. Buonasera a tutti, un saluto a Andrea, forza L'Aquila. Massimiliano dall'Aquila. Ciao Massimiliano. Un saluto a Massimiliano, ovviamente soddisfatto perché l'Aquila di Zavettieri, lo vedremo tra qualche minuto, sta andando a gonfie vele ed è arrivata come il Teramo nelle zone alte della classifica. Vediamo se possiamo leggere ancora qualche altro messaggio dei nostri amici da casa. Forza ragazzi, forza Teramo, ho visto uno Scipioni come un bolide, un aereo che mangia spinaci, amici. Dunque soddisfatto anche questo tifoso del Teramo. Primo tempo debordante di Scipioni, giocato un primo tempo strepitoso. E tra poco vedremo il servizio su Teramo Reggiana, vediamo se c'è qualche altro messaggio, dobbiamo tra l'altro correre perché il tempo come sempre è tiranno. Grazie Latina, grazie Campobasso, questo un messaggio evidentemente di qualcuno che non è tifoso del Lanciano e del Giulianova. Campobasso Giulianova, quindi forse un tifoso teramano. Teramano o pescarese. Secondo me Teramano, più Teramano. Secondo me sì. Forza ragazzi, oggi grande prova di carattere, rialzeremo la china, e pensare che la Maceratese è prima. Questo è un tifoso del Chieti, oggi vedremo poi il servizio, il Chieti, la formazione nero-verde con tantissime assenze, è riuscita a fermare la corsa della capolista. Oggi la miglior partita del Pescara post Zeman, saluti a tutti e complimenti a Renzetti, grazie, saluti. Qualcuno dovrà ricredersi, Paolo, io ti ho visto da qualche altra parte. Va bene, no. Beh, insomma, diciamo che evidentemente forse non era tutto così negativo nel Pescara, esatto, come qualcuno ha detto. Qual è la coppia d'attacco del Pescara? Alessio da Pineto, forza Pescara. Tra l'altro la coppia d'attacco, insomma, io credo, Andrea, che nel Pescara una coppia di attaccanti Maniero-Melchiorri, forse in Serie B non c'è, no, una coppia. No, ma l'abbiamo detto anche questo pomeriggio nel chiudere la diretta. 15 gol in due. Sì, il Pescara riparte da due convinzioni, lo spirito ritrovato e una coppia d'attacco che fa la differenza, punto. Vediamo se c'è qualche altro messaggio, poi chiederemo a Gino Dicenzo cosa pensa di Perin. Tanti messaggi questa sera e vi ringraziamo come sempre. Finalmente posso dire buona prova di Perrotta, che col nuovo modulo riesce ad esprimersi meglio. Devo dire che anche Masullo ha giocato molto bene. Finalmente Vivarini ha capito che bisognava cambiare modulo. Domenico, dunque, soddisfatto questo tifoso del Teramo. Grazie Domenico. Vivarini, insomma, che non aveva digerito qualche fischio nella gara casalinga col Pro Piacenza, insomma, questa volta sono arrivati. Scusami, solo applausi per il Teramo. Permettimi di dire che Perrotta ha fatto bene, ma Masullo non da terzino, non ha fatto danni.
però da lì a giocare bene ce ne vuole. Un altro messaggio di un tifoso del Teramo. Teramo, una squadra che segue in trasferta in casa, ma che fatica. Però troppe critiche in negativo verso alcuni giocatori, bravi amici, vero, dunque insomma vero, probabilmente ci sono state troppe critiche per il Teramo nelle settimane passate. Teramo oggi terzo in classifica, vediamo se c'è qualche altro messaggio. Ovviamente non faremo purtroppo in tempo a leggerli tutti, ma ovviamente vi ringraziamo perché ci state scrivendo in tanti. Allora Gino, c'era quel telespettatore che ti chiedeva, guarda qui, Pontedera Grosseto 2-1, vedi, siamo stati smentiti, pensavamo che la partita fosse addirittura d'arrivo, dunque il Pontedera in pochi minuti, Andrea, ha ribaltato il risultato, Grosseto che era in vantaggio per 1-0, ora due gol della formazione di casa e credo che la partita, questo sia il risultato finale. Vabbè, sintetico, il Pontedera in casa, sai il fatto suo. Che tra l'altro gioca, il Pontedera gioca a Pontedera, no, è giusto, è il tutto cuoio che gioca a Pontedera, esatto. Il Pontedera gioca ovviamente a Pontedera. Gino, allora questo nostro telespettatore ti chiedeva un giudizio su Perin, parlava di portiere che forse nelle uscite non è ancora un campione. Beh, non ha detto così, però. Beh, tu hai preso lo so a memoria. Sì. Se possiamo rivedere quel messaggio, memorizzato bene. Io quando disse Perin o Pellizzoli, scelsi Pellizzoli perché c'era esperienza e i fatti mi dettero ragione. E voglio dire questo: Perin io l'ho reputato, l'ho visto in allenamento naturalmente. In campionato. Ma è un portiere da nazionale oppure no? Ti faccio questa domanda. Per me è ancora troppo giovane. Non è l'erede di Buffon, quindi? Potrebbe essere, però deve togliere determinati difetti tecnici. Perché perché fisicamente ha un fisico eccezionale, scioltezza, potenza di gambe. Esplosivo. C'ha tutto come fisicità. Esplosivo, un'esplosività immensa, e uno lo vede e rimane impressionato. Poi se ci vai sul punto del portiere, delle caratteristiche tecniche, comincia a dirgli i pregi sono, li sappiamo, vediamo i difetti. Lui non esce dalla porta neanche se lo ordina il Padre Eterno. Non gli ha dato questa, forse avrà commesso qualche difetto. Però è ancora giovane, a tempo per migliorare. È giovane, appunto, ma io dissi, non datelo a me perché io sono vecchio, quindi dissi, allenato bene, tolti quei difetti, è un potrebbe essere un gran portiere, ma 3-4 anni e diventa un grande portiere. Adesso ha troppi difetti che non aiutano, non tolgono quei principi di dire adesso sono bravo, ci vuole più tempo. Ci vuole più tempo. Bene, allora un allenatore, dissi pure, scusa, sì, prego, ci mancherebbe. Un minuto, perché dissi attualmente in Italia, è promenesia, io vado girando, diciamo il mondo, per trovare i portieri. Non ce ne sono, non è un periodo favorevole. Il migliore è il tedesco. Sì. Bene. Neuer. Quindi a un certo momento, se non si trova questo, lui è un giocatore come un altro. Allora, come hai detto a Pigliacelli, bravo, ha fatto 3 parate, 2 parate, però dopo mi prendi 2 gol come quel ragazzo oggi. Perché è sbagliato tecnicamente, è la bisettrice, ma ha dato la lezione. Benissimo, allora chiudiamo il discorso sulla Serie B perché dobbiamo correre. Prima di andare in pubblicità passiamo alla Lega Pro, andiamoci subito a vedere una delle due vittorie della giornata di ieri, quella dell'Aquila in casa del Sant'Arcangelo, 1-0 il risultato finale. Un'Aquila non esaltante ma cinica all'atto del dunque conquista altri 3 punti dorati nell'anticipo di campionato a Sant'Arcangelo di Romagna. Al Valentino Mazzola, davanti a circa 500 spettatori, di cui 100 encomiabili di fede aquilana, gli uomini di Zavetteri vincono per 1-0 con il gol da 3 punti del rigenerato Tommaso Ceccarelli al primo centro stagionale mai aquilana dopo un inizio di annata in salita. Un successo che lancia l'Aquila in orbita al secondo posto in classifica a quota 21 insieme ai cugini biancorossi del Teramo. Zavettieri torna a casa con la 3ª vittoria di fila, la consapevolezza di aver costruito un gruppo che sa soffrire quando deve e una difesa d'acciaio che non prende gol da 3 partite consecutive.
Per la sfida al Sant'Arcangelo, Zavettieri conferma il 3-4-3 di base con Maccarrone al posto di Karkalis nel trio difensivo e Scrugli dal primo minuto sulla destra con Pedrelli confermato a sinistra. Davanti la novità si chiama Tommaso Ceccarelli dal primo minuto al posto di Pacilli insieme a Perna e San Domenico. Dopo un'iniziale fase di studio, il primo squillo è dell'Aquila con Tommaso Ceccarelli subito in evidenza, batte e ribatti in area di rigore, alla fine sinistro strozzato che si perde a lato. Dopo una fase di stasi con tiri dalla distanza al 21esimo, la risposta del Sant'Arcangelo affidata alla rete Guidone che su assist dalla sinistra impatta prima di Maccarrone con l'esterno destro senza fortuna. Ma al 26esimo ecco il gol da 3 punti, azione simile a quella della prima rete di Pacilli contro la SPAL. Pedrelli da sinistra rientra sul destro e disegna un cross sul quale si avventa in correzione aerea Tommaso Ceccarelli. Digiuno finalmente spezzato per l'ex promessa della primavera della Lazio che si emoziona dopo la realizzazione. Nel rallenti ancora lo stacco alla Cristian Vieri di Ceccarelli che lascia di stucco il portiere romagnolo. Passano solo 3 minuti e Guidone stavolta impegna severamente Zandrini con un pregevole stacco aereo su Maccarrone. Scampato il pericolo al 33esimo, l'Aquila sfiora invece il raddoppio su cross di Ceccarelli e proprio il colosso Maccarrone a sfiorare il secondo gol in campionato con un colpo di testa di poco fuori. Secondo tempo che inizia subito con un'occasione per i rossoblù. San Domenico lavora palla a sinistra, si gira in un fazzoletto e la mette morbida in mezzo senza trovare però lo stacco in tuffo del solito Ceccarelli. Al 61esimo un cross innocuo di Traoré viene deviato e Zandrini è costretto in corner. Qualche giro di lancette più tardi, fuori Perna e dentro Pacilli con Ceccarelli, prima punta da falso 9. Proprio Pacilli sfiora il gol 10 minuti più tardi con un sinistro da fuori area che si alza non di molto. Dentro anche Mancini per San Domenico, quindi gli ultimi assalti del Sant'Arcangelo con il solito Guidone che però non incide come vorrebbe. Finisce così dopo il recupero, 3 punti e tutti a casa. L'Aquila tornerà ad allenarsi già domani mattina per preparare la gara al Savona a caccia di un'altra vittoria ormai dal sapore Serie B. Come with me. Come with me. Di nuovo in studio la domenica del pallone, abbiamo visto il servizio sul successo importante dell'Aquila in casa del Sant'Arcangelo, importante allo stesso modo anche perché la classifica delle due squadre è identica, è importante la vittoria del Teramo al Bonolis anche in questo caso di misura 1-0 sulla Reggiana che qualche settimana fa era in testa alla classifica, una vittoria importante e tanti applausi al termine della gara da parte dei tifosi biancorossi all'indirizzo della squadra di Vincenzo Vivarini. Il Teramo centra il secondo successo consecutivo e se quello di San Marino di una settimana fa poteva sembrare poca roba, questo con la Reggiana ha un peso e un sapore diverso. Primo perché ottenuto contro una squadra di prima fascia, secondo perché ha visto il ritorno al gol del bomber principe del Teramo, Andrea Bucchi, e terzo perché per la prima volta il Teramo in casa non ha subito gol. Di questi tempi non è poco. Il 5-3-2 di Vivarini dunque dà le risposte che tutti volevano, una solidità nuova in difesa e una squadra un po' più corta rispetto al passato. A dirla tutta però c'è anche la Reggiana che è stata una mezza delusione, squadra troppo leziosa, compassata e con poca cattiveria agonistica. In queste categorie per vincere i nomi non bastano e ci vuole altro. L'avvio di gara è promettente, Angiulli testa il grado di attenzione di Tonti dalla distanza, il Teramo scalda i motori e trova quasi subito il gol partita, bell'azione di Scipioni sulla destra che crossa, tocco di Donnarumma e la zampata vincente di Bucchi e di quelle che non perdonano. La Reggiana accusa il colpo, il Teramo potrebbe raddoppiare con Donnarumma imbeccato da Masullo, ma l'attaccante calcia addosso a Feola in uscita. La Reggiana abbozza una reazione, ma è Angiulli il più intraprendente. Il centrocampista granata con 2 conclusioni sfiora il bersaglio grosso. Il Teramo è padrone della situazione, al 41esimo angolo di Di Paolo Antonio e colpo di testa di Speranza che dà l'illusione del gol. Allo scadere la Reggiana trova anche la via della rete con Bruccini, ma l'assistente segna la posizione irregolare del Granata. L'ultimo sussulto al 47esimo con Siega che manda alto da buona posizione. La ripresa regala emozioni con il contagocce, fino a quando buon aiuto da poco in campo non impegna Feola dopo un'azione personale. Al 35esimo la Reggiana avrebbe anche la palla buona per pareggiare, ma Tremolada sbaglia l'alzo della conclusione da ottima posizione nel cuore dell'area teramana. Le ultime 2 emozioni le regalano prima Di Paolo Antonio da una parte e poi Sinigaglia dall'altra, ma il risultato non cambia, il Teramo torna ad espugnare il Bonolis e la classifica torna a farsi interessante.
Questo è il servizio di Alfredo Giovannozzi sulla vittoria del Teramo. Il servizio sul successo esterno dell'Aquila Sant'Arcangelo era del nostro Gianmarco Menga. Andrea, due vittorie che valgono il terzo posto. Qualche giorno fa tu in pro e contro avevi parlato di questo terzo posto, di questo quarto posto in questo girone con una media punti più bassa rispetto a quella degli altri due gironi, però l'Aquila e Teramo nelle ultime giornate insomma hanno guadagnato oltre che posizioni anche punti pesanti in classifica. Sì, ora sono proprio in zona playoff, anche se come vedete c'è un mucchio selvaggio proprio a ridosso del Pisa. Però devo sottolineare che l'Aquila ormai con Zavettieri, al di là di quel passaggio a vuoto, di quella sconfitta in casa col Pisa, peraltro con un risultato anche molto bugiardo, l'Aquila ha cambiato marcia. Con Zavettieri che ha rimesso in piedi la baracca, ha rimotivato giocatori come Pacilli e come Ceccarelli, è esploso San Domenico, manca solo Mancini dei grandi assi dell'Aquila per aver recuperato tutti, però anche, c'è anche da dire che non possono giocare tutti, e anche Perna dovrebbe dare un contributo migliore, però con questo nuovo modulo 3-4-3 c'è stata una svolta e l'Aquila gioca più spigliata, soprattutto continua a fare un po' meglio in trasferta, anche se ieri col Sant'Arcangelo non ha brillato particolarmente l'Aquila, la vittoria è stata nel complesso sofferta, il Sant'Arcangelo poteva anche strappare un pari, ma anche la squadra romagnola non è che abbia avuto tutte queste grandissime e clamorose palle gol. Il Teramo anche col cambio del modulo, dovuto soprattutto alle tante assenze, ha ritrovato un Perrotta positivo lì dietro, che è sicuramente un aspetto da sottolineare. Scipioni anche con questo nuovo modulo continua a imperversare sulla fascia destra ed è tornato al gol Bucchi, mancava dalla trasferta di Sant'Arcangelo il suo gol, ha segnato il primo gol casalingo quest'anno, non segnava in casa da Teramo Salernitana del 2013 e quindi questo è importante perché con la Padula che fa ancora fatica fisicamente, avere un Bucchi che gioca bene, fa giocare la squadra e segna anche gol pesanti è un contesto assolutamente positivo. E fammi anche sottolineare in chiusura la buona prestazione di Di Paolo Antonio che bissa la buona gara di San Marino, evidentemente nel 3-5-2 giocando mezzala anche lì sta dimostrando di avere una giusta dimensione e può sicuramente far comodo a Vivarini. E Gino Di Cenzo non ha solo portato a Pescara Morgan De Santis, Giacomo Di Care, Antonio Martorella, ma con Gino Di Cenzo è diventato poi allenatore un certo Vincenzo Vivarini. Sì, ma c'era già perché lui veniva dai ragazzini, è stata qua. Vincenzo diceva, tu non puoi fare il calciatore, sei troppo buono. L'attaccante con un fisico immenso, insomma, da calciatore. Però adesso si sta togliendo le sue soddisfazioni da allenatore. Ma io se devo fare così, ce l'ho, ho delle fotografie, saranno, non lo so, 4, 5, 100, 1000 foto in cui c'è la mia storia con i ragazzi, insomma, che allenati, con le formazioni, perché io ho avuto la fortuna anche che la federazione per 10 anni mi ha affidato le rappresentative dilettanti provinciali di Pescara e abbiamo fatto degli ottimi risultati e prendevamo giocatori che interessavano anche il Pescara, però per vincere, e vincevamo quasi sempre, come Di Cara, Martorella. E insomma, poi la loro e storia parlava anche per te. Poi passavano al Pescara chiedendo sempre alla società, gli si dava, Pescara ha sempre garantito a ogni società che ci danno dei ragazzi dei soldi, anche se non aspettavano, insomma. Ebbene, dunque noi chiudiamo questo capitolo relativo alla Lega Pro, ovviamente torneremo a parlare di Lega Pro mercoledì in occasione di pro e contro con Andrea Costantini e noi apriamo la doverosa pagina sulla Serie D, giornata oggi interessante, tanti gol, tante emozioni. Noi andiamo con un treno di servizi e poi torneremo in studio, vedremo in sequenza Campobasso Giulianova, Chieti Maceratese, Amiternina Termoli e San Nicolò Olimpia Agnonese.
La quinta vittoria stagionale, 3-1 al Giulianova, funge da ottimo viatico per la sfida di San Benedetto del Tronto, gara molto attesa dal tifo rossoblù. Non è stato il miglior Campobasso, ma la squadra ha comunque offerto una buona prestazione, da contraltare alcune evidenti sbavature difensive. Di fronte il buon complesso del Giulianova, in cui hanno spiccato Mariani, Censori ed Esposito, l'allenatore Giorgini era in tribuna perché squalificato. Circa 1200 spettatori a Selvapiana. Al 13° il Campobasso dimentica Calabui al centro del l'area, ma l'impatto con la sfera non è dei più felici. Tre minuti più tardi Mariani riesce nel cross spizzato da Nassi, applausi a Conti che si produce in uno spettacolare colpo di reni. Botta e risposta tra Campobasso e Giulianova nel giro di 3 minuti. Al 17° indovinato il corridoio di Di Gennaro Pertodino, bene il 10 rossoblù nel pescare l'angolo basso e portare in vantaggio il Campobasso. Bella l'esultanza di Todino sotto i colori della Nord Scorrano. Il vantaggio dei padroni di casa dura un lampo, appena 3 minuti per ristabilire da parte giallorossa la parità. Basta un traversone di Testoni e un colpo di testa di Gaetani per il pareggio abruzzese, ma è evidente la falla difensiva del Campobasso, legittimo il pareggio del Giulianova. Anche gli abruzzesi dimostrano lacune difensive abbastanza evidenti. Il Campobasso ne vuole approfittare al 33° da Fusaro a Dragone, che si autolancia prima di scheggiare la traversa con un gran destro. Ancora 2 minuti, ancora Dragone, visto da Di Gennaro, stavolta il tiro, sorvola la traversa. Partita aperta, buon Campobasso al cospetto di un Giulianova giunto a Selva Piana chiaramente per vincere. Al 36° cross di Rosafio, testa di Nassi, palla fuori di un soffio. Intorno al 44° porta palla Esposito, destro scoccato ma anche bloccato da Conti. Un solo minuto di recupero prima dell'intervallo. Dal primo della ripresa Farina fa entrare Cianci in luogo di Di Gioacchino. Al 9° destro del capitano Giuliese, Censori, Minadeo fa da muro. Al 12° è Todino a procacciarsi una punizione a pochi metri dal limite dell'area. Prima della battuta entra Fazio in luogo di Pani, la battuta stessa va a Minadeo che azzecca l'angolo giusto alla sinistra di Falso. I lupi si riportano così in avanti e Minadeo si fa tutto il campo per raccogliere l'esultanza della Scorrano. Il Giulianova decide per le 4 punte, mentre i lupi vorrebbero chiudere la partita con Minadeo al 23°, ma il destro da buona posizione sorvola la traversa. Nei giallorossi in campo indelicato per Gaetani, mentre dal 33° Scudieri rileva Miani. Farina si copre, la difesa diventa una linea 5. Todino continua ad appoggiare l'unica punta che è Di Gennaro. Intorno al 38° Sborgia si gira nello stretto e Dragone a ribattere, azione che continua con il cross di Testoni, tuffo di testa di Precchiazzi, la palla si spegne a lato. C'è tempo e modo anche per il 5° gol stagionale di Di Gennaro, che è caparbio al 92° quando riesce a passare in mezzo a tre, chiede ed ottiene lo scambio a Fazio, si ritrova solo davanti a Falso che viene battuto proprio dall'attaccante rossoblù. Di Gennaro non ce la fa più e si butta a terra stanchissimo. Termina con la rovesciata sull'esterno della rete da parte di Precchiazzi all'ultimo minuto di recupero. A fine gara il pubblico della Nord Scorrano si stringe intorno alla squadra. A Riviera delle Palme si prospetta un altro esodo rossoblù stile Elvia Recina di Macerata. Il Chieti è vivo e vegeto e ritrova il carattere di inizio stagione al cospetto della capolista maceratese, bloccata sul pareggio nonostante i neroverdi abbiano giocato più di metà ripresa in 9 uomini. Per i marchigiani di Maggi un vero e proprio passo falso, per il Chieti una risposta alle critiche alla faccia delle tante assenze. Si gioca in uno scenario surreale con la curva vuota, i tifosi della Volpi, come annunciato in settimana, restano fuori dallo stadio e per tutta la durata della gara. Con le defezioni di Vano, Arcamone, Maschio, Di Pietro, Prinari ed Esposito, Ronci vara il 3-4-3 con Sbardella in difesa e il trio d'attacco Corvino, Lorenzoni, Orlando, quest'ultimo recuperato in extremis. Maceratese è praticamente al completo e con Lorenzo Perfetti che all'ultimo istante prende il posto di Romano. D'Antoni si riprende il centro dell'attacco, panchina per Bartolini. Primo tempo con poche emozioni, ma la Maceratese gioca sotto ritmo, il Chieti è Gagliardo, Guardingo ed è anche l'unica squadra a provarci. Al 27° con Del Grosso e c'è la risposta di Fatone e negli ultimi minuti di primo tempo con un colpo di testa di Vitale alto, quindi con la percussione di Orlando. Al riposo si va sullo 0-0, ma la gara si accende decisamente nella ripresa, intanto con il gol del meritato vantaggio firmato dal Chieti, lo sigla il baby Orlando al culmine di una furibonda mischia innescata dal corner di Giron. Gara in discesa a questo punto? No, perché dopo 5 minuti Rapino incassa il 2° giallo di giornata e viene così spedito anzitempo negli spogliatoi dal
contestato Provesi di Treviglio. E la Maceratese ne approfitta subito, ripristinando la parità al 12esimo. Ferri Marini scambia al limite con D'Antoni e con un rasoterra fa secco Placidi 1-1. E non è tutto, perché il Chieti a metà ripresa perde anche Vitale, espulso. Esplode la rabbia del tecnico Ronci, a sua volta anche egli allontanato dalla panchina. Chieti in 9 uomini e Maceratese che sente l'odore del sangue. Nero Verdi cinti d'assedio della capolista che va vicino al sorpasso, prima con l'ex difensore di Giuliano Vellaquila Garaffoni, poi lo trova al 33esimo, ma la marcatura viene annullata per un fallo di D'Antoni ai danni di Giron. Al 35esimo è la volta di Couco che spaventa così la porta di Placidi, 1-2, soltanto rinviato al 41esimo quando proprio Couco fa esplodere i tanti tifosi accorsi dalle Marche, raccoglie il cross di Belkaid e in tuffo gonfia la rete per la marcatura che illude la Maceratese. Sì, perché al 47esimo avviene l'imponderabile punizione di Giron e dal mucchio sbuca la testa di Cucinotta per il 2-2. Lo stesso difensore provvede a blindarlo diventando protagonista nel finale, quando infatti all'ultimo assalto ospite ricaccia sulla linea il colpo di testa vincente di Bartolini. La Maceratese così vede avvicinarsi San Benedettese e Civitanovese, il Chieti strappa un punto con il cuore, ma nel dopopartita i tifosi della Volpi tornano a far sentire il loro dissenso nei confronti del presidente Walter Bellia, già invitato 7 giorni fa a farsi da parte. Voglio parlare di questo, io oggi voglio parlare soltanto di calcio. Oggi abbiamo visto una grandissima partita, un grandissimo Chieti, ripeto, è stata una gara del cuore, devo dire soltanto grazie, perché hanno giocato con una grandissima squadra e anche in inferiorità numerica siamo riusciti a pareggiare una partita, e sono convinto che 11 contro 11 l'avremmo vinto sicuramente. Sulle prestazioni, ragazzi hanno fatto sempre una grande partita, dalla prima giornata abbiamo sbagliato qualche tempo durante questo percorso, però sinceramente abbiamo una spina addosso incredibile, cioè, non voglio dire altro, perché poi oltre alla sfortuna vediamo un arbitraggio del genere oggi. Io non voglio giudicarlo, perché chiaramente non voglio giudicarlo, non posso dire niente, però spero che chi è preposto poi a controllare quello che fanno, questi distruggono le società. Non è che distruggono una partita. Ma il primo tempo è stato merito del Chieti dal mio punto di vista, perché ha attuato un modulo che noi abbiamo sofferto e abbiamo faticato a prendere le distanze, e sinceramente non abbiamo fatto bene più per merito del Chieti. Quello che mi rammarica in modo particolare di questa partita è un secondo tempo dove hai avuto la forza e la calma di ribaltare il risultato e poi non l'hai saputo gestire. Questo abbiamo fatto degli errori, li abbiamo pagati e siamo rammaricati un pochino per quello, però diciamo che va bene così, dobbiamo essere più bravi ancora, dobbiamo superare queste difficoltà, dobbiamo essere consapevoli che quando commetti degli sbagli poi li paghi, ecco. Batticuore a Miternina. Il gruppo scoppitano, pur decimato da infortuni e squalifiche, gioca una gara gagliarda e supera in rimonta il Termoli per 2-1 tra le muramiche del comunale di Scoppito. Vincenzino Angelone che vara il 3-5-2 con Torbidone e Lucas Lennart di punta in luogo del suo canonico 4-3-3 deve fare a meno degli squalificati Gizzi, David Lennart e Di Paolo, oltre che di Terriaca, infortunato. Mariani e Marco Tullio vanno in panchina, pur se acciaccati. Catalano schiera il suo Termoli con il 4-3-3, di rito è il riferimento offensivo, supportato da Santoro e Simonetti. Dopo una prima fase di studio con le due squadre che badano a non scoprirsi, è il Termoli che passa in vantaggio alla prima vera occasione da gol. Minuto 13, traversone da sinistra di rito, abile a fare la sponda di testa, così liberando il mancino a incrociare di Santoro che non lascia scampo a Gerosi, inutilmente proteso in tuffo. La rete dà coraggio al Termoli che alza deciso il suo baricentro andando per due volte vicino al raddoppio. Da prima è di rito che gira a rete dalla corta distanza, ma trova Gerosi pronto ad alzare la sfera sopra la traversa. Poi un pregevole filtrante tra le linee libera Caprioli che prende d'infilata la retroguardia scoppitana, si presenta tu per tu con Gerosi che è però bravo a mantenere la posizione deviando con il piede. Il pericolo lo scampato sveglia la Miternina che perviene al pareggio poco dopo la mezz'ora. Piazzato dai 18 metri sul punto di battuta va Carrato che con il mancino disegna una parabola chirurgica che va ad insaccarsi nel 7 alla sinistra di Natali. Riequilibrato il parziale, i ragazzi di Angelone continuano a spingere e confezionano due nitide palle gol. 38esimo, Lucas Lennart propone per Rausa, percussione sulla sinistra, traversone a cercare Scordella, il quale però batte con il corpo all'indietro sparando alle stelle da ottima posizione. 6 minuti più tardi è invece decisivo il difensore termolese
Cremonese Sorianiello, che a due passi dalla porta toglie il pallone dalla disponibilità di Torbidone, ben imbeccato da Lucas Lennart. La ripresa comincia con la Miternina ancora protesa in avanti. Buon taglio di Scippola a cercare Lucas Lennart in posizione di centravanti, collo pieno del numero 9 Scoppitano. Natali si oppone, la sfera arriva a Torbidone che prova a rimettere al centro dell'area ma viene chiuso in angolo. Sugli sviluppi del corner, imperiosa elevazione del capitano Valente che incorna a rete ma trova l'intervento decisivo dell'estremo difensore termolese. A metà frazione Angelone opera un doppio cambio, fuori di Ciccio e Scordella, dentro D'Alessandris e Mariani. La Miternina passa quindi al 4-3-3 con Mariani e Ragusa, terzini e il tridente offensivo formato da D'Alessandris, Torbidone e Lucas Lennart. Nel finale i ritmi di gioco si abbassano sensibilmente. Entrambe le squadre provano a pungere, seppure con meno verve, ma il Termoli che va vicino per due volte al gol del vantaggio. Da prima di Rito stoppa a spalle alla porta, si gira, batte a rete ma trova la risposta con i piedi di Gerosi. Poi è Ciro Pozziello a sfiorare il gol con un colpo di testa che finisce largo per questione di centimetri. Quando il pari sembra risultato scritto, la Miternina getta il cuore oltre l'ostacolo e trova la rete della vittoria. Quarto dei 5 minuti di recupero, punizione di Carrato dalla sinistra, giocatori di... Sì, è stata una grande prestazione, una bella partita giocata con intensità tra due le squadre. Fino dopo il vantaggio loro siamo usciti un po' dalla gara, tanto che loro hanno creato delle situazioni pericolose dove potevano chiudere la partita, ma poi abbiamo ricollegato un po' la testa, come diciamo sempre tra di noi, e da allora siamo venuti fuori, abbiamo lottato tantissimo con il cuore, abbiamo dato tutto e alla fine abbiamo vinto all'ultimo minuto, ma credo meritatamente in quanto a occasioni poi create durante l'arco dei 90 minuti. Il più brutto San Nicolò della stagione cede l'intera posta al Bonolis ad una coriacea Olimpia Agnonese che grazie alla vittoria di Piano Dacio abbandona l'ultimo gradino della classifica. Vittoria meritata per i molisani al cospetto dei biancazzurri apparsi irriconoscibili rispetto alle precedenti esibizioni. Per la squadra del pescarese Donatelli la vittoria vale oro per morale e classifica. Il primo acuto abruzzese arriva al settimo con un tiro di poco al lato di Chiacchiarelli. Al decimo buona azione personale di Moretti che entra in area, poi cross al centro dove però non ci sono compagni. L'approccio dei biancazzurri sembra quello giusto, ma si tratta di un fuoco di paglia. Al dodicesimo è ancora Moretti a controllare e concludere in maniera violenta trovando la respinta di Biasella. Al quarto d'ora si vede per la prima volta l'Agnonese con un tiro insidioso di Maresca che costringe Di Gifico a salvarsi in calcio d'angolo. Lo stesso estremo Terramano è poi attento al diciottesimo sulla punizione battuta da Cantoro. Il gioco stenta a decollare con i locali meno brillanti del solito. Al 25esimo è Stivaletta a provarci ancora dalla distanza, ma Biasella c'è. Al 36esimo arriva così il vantaggio ospite grazie a Pagliuca che con un tiro sporco beffa Di Gifico che nell'occasione non appare impeccabile. La ripresa vede al 13esimo una buona opportunità per i locali, ma su punizione pennellata in area di Bisegna, Mbodi arriva con un soffio di ritardo all'appuntamento con il pallone. E così gli ospiti un minuto dopo trovano il raddoppio con Saltarini che scatta in sospetto fuori gioco e con un tiro violento ed angolato mette la sfera per la seconda volta alle spalle di Di Gifico. Il giocatore molisano, già ammonito, esulta troppo, secondo il direttore di gara Nube Di Mestre, che estrae così per la seconda volta il cartellino giallo, mandando anzitempo negli spogliatoi il giocatore molisano. In inferiorità numerica la squadra ospite arretra il baricentro anche se i locali sembrano davvero poco ispirati. Al 27esimo Bisegna prova la conclusione a giro ma dall'interno dell'area allarga troppo il compasso con la sfera che termina fuori. L'Agnonese dell'abruzzese Peppe Donatelli in tribuna per squalifica controlla così senza eccessivi patemi il doppio vantaggio, non disdegnando qualche sortita offensiva. Al 31esimo Iaboni fa correre un brivido ai tifosi molisani con la palla che attraversa tutta l'area ospite prima di terminare fuori. Al 45esimo Paris riapre la gara con un gran gol, ma per il San Nicolò è troppo tardi. Penso che oggi abbiamo meritato di vincere, come forse diciamo meritavamo di vincere le prime due gare di campionato. Noi finalmente siamo contenti di aver potuto schierare un attaccante di ruolo, perché fino adesso ci siamo un po' un tantino adattati con Saltarin soltanto lì davanti e ci mancava una prima punta. Questa squadra aveva bisogno di una prima punta e con l'arrivo di Santoro credo che, non dico che ci siamo un attimino sistemati, però per il momento siamo soddisfatti, ecco, di questa vittoria, soprattutto meritata su questo campo. Epifani, cosa sta succedendo al San Nicolò? Niente, ha sbagliato una partita, ma non sta succedendo assolutamente niente. Oggi abbiamo fatto la peggior partita del mio anno e mezzo che sto qui a San Nicolò.
è difficile commentarla perché non l'abbiamo proprio giocata, siamo scesi, non siamo scesi in gamba, abbiamo fatto la peggior prestazione, ma aspettavo una grande risposta dopo Castelfidardo, invece la squadra oggi non ha fatto quello che doveva fare, poi siamo andati in svantaggio ancora peggio, quindi la partita poi si è trascinata così senza migliorarla. Ben 4 servizi vi abbiamo fatto vedere di questa giornata del Girone F. Andrea, una giornata che ha sorriso in tema di vittorie solo alla Miternina che, nonostante le tante assenze, è riuscita a battere un Coriaceo Termoli. Beh, una grande Miternina, anche perché oggi mancavano Teriaca, Gizzi, quindi una buona parte dell'attacco, mancava Lucas Lennart, mancava anche Di Paolo, questo ragazzo del 98, quindi era uno scontro diretto, vinto anche con un briciolo di fortuna perché l'autogol di Pozziello l'avete visto, molto casuale, però insomma un successo preziosissimo. Direi che il campionato continua a parlare marchigiano. Parla marchigiano con la Samba e la Civitanovese che si avvicinano alla Maceratese. A proposito di Maceratese, la partita del Chieti è stata davvero un romanzo perché ne sono successe di tutti i colori, però va dato atto che nel momento di massima difficoltà stagionale il Chieti ha sfoderato una prestazione di grande carattere. Anche qui abbiamo fatto la lista di assenze nel servizio, ne mancavano tanti, poi squadra ridotta in 10 e prende il gol del pareggio, in 9 e va sotto 2-1, ma ha la forza di rimontare e di portare a casa un 2-2 con una curva che era fuori e quindi non tifava, ma era fuori, sempre in segno di contestazione nei confronti di Walter Bellia. Quindi, che dire, nella situazione di massimo disagio possibile la squadra di Ronci ha tirato fuori grande carattere. Purtroppo però è un pareggio che fa più morale, solo morale, e non fa tanto classifica, in attesa di tempi migliori. Però a questo punto per il Chieti lottare per il primo posto mi sembra sia del tutto fuori luogo, perché c'è anche un ambiente da ricostruire, perché non è facile fare calcio per una società e per una proprietà che viene così aspramente contestata dal proprio pubblico. Resta però la bella prestazione d'orgoglio. Giulianova bene nel primo tempo, poi però dopo il 2-1 di Minadeo si è un po' afflosciata la squadra, che avrebbe meritato di più nella prima parte di gara. E invece per quanto riguarda il San Nicolò dico solo che, l'ho detto Massimo Epifani, nel mio anno e mezzo la peggiore partita. E oggi in tribuna al Bonolis ad assistere a San Nicolò Olimpio Agnonese c'era anche Gino Dicenzo, che ha assistito, lo ha detto Epifani, alla più brutta partita del San Nicolò nell'ultimo anno e mezzo. Non è stata una bella gara? Beh sì, non è stata una bella gara, come dice Massimo, che conosce i suoi ragazzi meglio di noi. Ma io non sono tanto scevro di richiami, perché la prima mezz'ora io ho visto una bella squadra, il San Nicolò ha giocato bene, non ha concluso, però hanno tirato in porta e ha comandato loro. Gino, abbiamo dato il finale di Avellino Vicenza? No, credo. No. Allora, Avellino Vicenza 0-1. 0-1, Partenio, risultato a sorpresa. E questo è un risultato quasi clamoroso. Gol partita di Andrea Cocco, quindi Avellino Vicenza 0-1. Possiamo avere anche Vicenza, la classifica definitiva. Allenato da Pasquale Marino. Con Marino ed ecco la classifica della Serie B. Tra l'altro, Andrea, bisogna dire, scusa Gino, poi ti lasciamo ovviamente concludere, che in coda hanno vinto il Latina, che era ultimo in classifica, ha vinto il Crotone con il Bari, ha vinto il ha vinto il Vicenza, ha vinto il Vicenza e poi ha vinto il Pescara col Frosinone. Insomma, le squadre che sono dalla parte destra della classifica, noi ci auguriamo che il Pescara dalla prossima settimana vada nella parte sinistra. Insomma, ci sono state queste vittorie delle squadre che erano un po' in difficoltà, che insomma hanno ulteriormente accorciato la graduatoria. Gino, dicevamo, qualche squadra dovrà pure perdere adesso la prossima partita. Qualcuno perderà. Dicevamo, questo San Nicolò, tu hai visto una buona mezz'ora, poi i primi 20-30 minuti li ho visti giocare bene, le conclusioni, perché diciamo l'Agnone non ha fatto tiro in porta, poi però si è spenta la luce proprio improvvisamente. Poi quando hanno avuto la fortuna di trovarsi un'azione scriteriata difensiva del San Nicolò, ha concesso di fare gol all'Agnone, e allora il San Nicolò non c'è stato più in campo, sono crollati moralmente.
perché i ragazzi correvano uguali come correvano, perché è una squadra che corre. Due o tre ragazzi hanno una velocità impressionante, però come gioco ha ragione Massimo. Brutta partita. Erano andati a casa. E domenica prossima, parlando del Girone F, sono in programma due derby molto importanti, molto attesi al Rubens Fadini. Si giocherà Giulianova-San Nicolò, mentre per quanto riguarda l'altro derby di giornata è in programma al Piccone di Celano, dove i marsicani ospiteranno la Miterrina. Vedete poi le altre gare. Per ci dovrebbe riguarda... essere il secondo turno di squalifica. Ah, scusa, è vero, il secondo turno di squalifica, quindi probabilmente si dovrebbe giocare forse a Pescina. Forse Pescina, dove si è giocata anche l'ultima gara casalinga dei marsicani. Cani. Poi vedete le altre partite, spicca ovviamente questa sfida tra San Benedettese e Campobasso, due squadre che qualche stagione fa, la San Benedettese un po' più di recente, il Campobasso qualche anno prima, militavano anche in Serie B. Per quanto riguarda il Chieti a Recanati. Per quanto riguarda la giornata, sì, Giulianova-San Nicolò, abbiamo detto uno dei due derby. Poi a proposito di derby ce ne sono due che riguardano formazioni marchigiane, perché ci sarà Fano-Jesina e Castelfidardo-Pesaro. Siamo in chiusura, però abbiamo forse il tempo, un paio di minuti, per leggere qualche altro messaggio. Ne avete mandati davvero tanti e noi vogliamo cercare di leggerli insieme. Scrivo ora per Teramo, dopo partita dall'Aquila, un saluto al giornalista Costantini e un bravo a Scipioni. Dunque un saluto ad Andrea, bravo Scipioni. Andrea ha detto che Scipioni ieri ha giocato una grande gara con la maglia biancorossa. Grande impresa del Chieti in 9, abbiamo pareggiato, è proprio un vero miracolo, pari giusto, nessuno se l'aspettava con la squadra più forte del campionato. Forse un abbraccio a tutta la famiglia Costantini, un dolore troppo forte, e noi ci associamo ovviamente per la scomparsa di Lorenzo Costantini. Scomparsa di Lorenzo, appena l'ho saputo mi sono sentito malissimo, dispiace per il Lanciano, la prossima vincerà per lui Fabio da Chieti. E un plauso a questo nostro amico che da Chieti ricorda Lorenzo Costantini. A signor Costantini vorrei replicare sul Chieti, cioè che dobbiamo ancora tenerci Bellia, se no il calcio scompare a Chieti, preferisco fallire e ripartire da zero piuttosto che continuare con questa agonia. Permettimi di dire che questa è una frase che io ho sentito anche la settimana scorsa dopo Chieti vs Pesaro. Io infatti non è che sono pro o contro, io mi limito a riportare i fatti e devo dire, e prendo atto e riporto, che questa voce a Chieti ricorre. Molti dicono: io preferisco ripartire da zero piuttosto che avere una squadra agonizzante in Serie D con questa proprietà. Questione di punti di vista, è questione di, sono opinioni che vanno rispettate. Per certo che però se si chiede a Bellia di farsi da parte e nessuno rileva il Chieti scompare. Tra l'altro proprio di recente è stata, credo nei giorni scorsi, mi sembra di aver letto da qualche parte, che è stata rifondata una società di Chieti in terza categoria. È stato rilevato in tribunale il titolo della Chieti Calcio S.P.A. che era stato di tanti altri prima. Chieti Calcio S.P.A. ha rilevato in tribunale il titolo ripartendo dalla terza categoria. Ecco, un altro messaggio che arriva da Chieti: sono ovviamente tantissimi i tifosi che ci seguono da Chieti, sollecito tutti i giornali, mass media locali ad interessarsi maggiormente della Chieti Calcio e della sua situazione societaria, al fine di trovare forze fresche e rinnovare tutto l'assetto societario. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altro messaggio. Qualcuno ha scritto già che ha fatto tutto il Termoli, ma l'ha vista la partita? Questo è un commento sulla gara a Miternina-Termoli. Forse il riferimento è che comunque il Termoli ha fatto autogol al 95esimo, quindi... in quel senso che ha fatto tutto, ma abbiamo visto tutto. Le occasioni le hanno avute entrambe le squadre. Presidente Bellia, non tutti i tifosi vogliono che te ne vai, noi con te non mollare. Ecco, e qui vedi, ci sono i pro Bellia e i tifosi che invece sono molto critici. Grande Dicenzo, tecnico, pratico e genuino. Gino, c'è anche un messaggio, forse qualche tua ammiratrice. Ma se gli mando un mazzo di fiori se mi dici il nome. Poi vedremo allora. Bene, siamo in chiusura, abbiamo sforato come tutte le domeniche, ma oggi vi abbiamo proposto tantissimi servizi, per la precisione 8, partendo dalla Serie B fino alla Serie io B. Io mi prendo, e chiedo scusa a Maurizio, altri 30 secondi. Beh, perché sei quasi il padrone. No, perché voglio prendermi proprio il gusto di leggere la formazione dell'Italia che sta per scendere in campo con la Croazia. Allora... Buffon, Darmian, Ranocchia, Chiellini, De Sciglio, Candreva, De Rossi, Marchisio, Pasquali, Immobile e Zaza.
Volete anche la Croazia? Subasic, Serna, Ciorluca, Vida, Pranic, Brozovic, Modric, Perisic, Rakitic, Olic, Mandžukić e Renzetic. Ti do la linea. Grazie, grazie. Dunque, Forza Italia in questa partita di San Siro con la Croazia. Noi siamo al termine. Io ringrazio Gino Di Cenzo. Grazie Gino, è stato un piacere. Onore. Io ti strappo una promessa, l'ho fatto anche con qualche altro ospite, di averti in questi studi tra qualche settimana per commentare un'altra giornata calcistica. Spero ti sia trovato a tuo agio. Benissimo. Bene, grazie, grazie. Ho rincontrato molti amici. C'è stato anche un messaggio di una tua ammiratrice. È una giornata positiva. Grazie, grazie a Gino Di Cenzo, scopritore tra gli altri di Morgan De Santis. Grazie ad Andrea Costantini. Grazie a te. Grazie a voi. Buona per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'Abruzzo del Pallone domenica prossima, sempre alle ore 19. Buona serata a tutti.